Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Invochiamo lo Spirito Santo perché ci illumini. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, Datore dei doni. Vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima. Dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Abbiamo, cari fratelli, ascoltato nella prima lettura dal Libro della Sapienza: «Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra». Ecco, cari fratelli, tutto il creato, come spesso io vi dico, è un super, super nulla dinanzi a Dio. Rendiamocene conto, cari fratelli, Dio è infinitamente grande, onnipotente, sapiente, santo.
Innanzitutto oggi proprio siamo chiamati a elevarci a Lui, anzi a superelevarci a Lui, che ci vuole appunto elevare a sé. E questo Dio infinitamente grande, cari fratelli, infinitamente santo, vuole santificare ciascuno di noi e il mondo intero. Questo Dio infinitamente santo, infinitamente onnipotente, vuole trasformarci da peccatori in santi. Ci vuole convertire come ha convertito Zaccheo. Ci vuole trasformare in Cristo crocifisso. Guardiamo il Vangelo in profondità, cari fratelli. Guardiamo la conversione di Zaccheo, vera conversione. Da ingiusto diventa giusto e vuole riparare il male fatto. Vedete, Zaccheo è in certo modo anche figura di Cristo, che è venuto a riparare il peccato del mondo con la sua passione. In Zaccheo è presente Cristo crocifisso. Ecco perché Zaccheo, vedete, perché appunto Zaccheo è salvo, perché accoglie Cristo crocifisso, cari fratelli, nella sua vita. Solo in Cristo crocifisso siamo giusti, cari fratelli, non illudiamoci, guardiamo la croce, lì è la vera giustizia. In Cristo crocifisso e quindi nello Spirito Santo siamo giusti e santi. Chi ha insegnato? Chi ha insegnato a Zaccheo a riparare? Chi ha insegnato a Zaccheo a essere giusto? Lo Spirito Santo che quest'uomo ha accolto, cari fratelli, attraverso la fede in Cristo. Lo Spirito Santo ha fatto capire a quell'uomo che lui aveva peccato e doveva riparare il male fatto, cari fratelli. Anche noi dobbiamo accogliere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci porta a seguire Cristo. Lo Spirito Santo ci porta a essere Cristo crocifisso, cari fratelli, perché in questo mondo Cristo è stato crocifisso, cari fratelli. Inutile illudersi, cari fratelli, lo Spirito Santo ci guida sulla via della croce. Nell'Eucarestia Dio effonde in noi il suo Spirito Santo per unirci alla passione di Cristo e per farci riparare il male causato dai peccati nostri, ma anche da quelli del mondo. Il cristiano, se è cristiano veramente, se si unisce veramente a Cristo, con Cristo ripara i suoi peccati, che Cristo, ecco, non aveva, e con Cristo ripara i peccati del mondo. Cristo non ha peccato, E invece noi dobbiamo riparare i nostri peccati, ma anche quelli del mondo. Non pensate che dovete riparare soltanto i vostri peccati. Non devo pensare io la stessa cosa di riparare soltanto i miei peccati, ma con Cristo dobbiamo riparare i peccati del mondo. Lo Spirito Santo ci chiama a unirci a Cristo. Cristo ha riparato i nostri peccati, perciò stiamo qua oggi, perciò ci siamo convertiti. E la stessa cosa dobbiamo fare noi per gli altri, che magari ancora adesso non si convertono. Dobbiamo unirci a Cristo, riparare anche i loro peccati. Riparare i nostri peccati, cari fratelli, è un'esigenza di giustizia. Riparare con Cristo è un'esigenza di giustizia, cioè della giustizia divina, cari fratelli. Riparare i peccati. Dobbiamo imparare, cari fratelli, a riparare i peccati. E per questo, vedete,
è importante quello che noi diciamo, la mortificazione, la penitenza, la preghiera. Dobbiamo fare quello che tante volte non ci piace, cioè unirci profondamente a Cristo crocifisso, pregare anche per chi non prega. Quindi sono contento per quelli che vengono a fare l'adorazione il giovedì, quelli che vengono la sera di ogni giorno di questo mese a pregare. Bisogna pregare per noi, ma anche per quelli che non pregano, cari fratelli. Dobbiamo riparare i peccati del mondo. E riparare i peccati del mondo, sapete che significa innanzitutto? Che innanzitutto non dobbiamo fare noi i peccati. Quindi bisogna confessarsi veramente bene e impegnarci a non peccare. Perché vedete, c'è una doppia possibilità. O siamo con Cristo e con Lui non pecchiamo e soffriamo per i peccati del mondo, oppure siamo tra quelli che fanno soffrire Cristo con il peccato. Ovviamente se vogliamo riparare, ed è necessario riparare, dobbiamo innanzitutto evitare di peccare noi stessi. Dobbiamo liberarci dal peccato e appunto riparare con Cristo, cari fratelli. Quindi dobbiamo scegliere, o stiamo con Cristo e con Lui liberi dal peccato ripariamo, oppure siamo purtroppo tra quelli che crocifiggono Cristo, che continuano in certo modo a crocifiggere Cristo. Quindi innanzitutto dobbiamo riparare i peccati, cioè scusate, innanzitutto non dobbiamo fare i peccati per ripararli, e poi oltre a non fare i peccati dobbiamo riparare per i peccati già fatti, cioè dobbiamo pregare molto, dobbiamo mortificarci molto, fare penitenza con sapienza, ma farla, cari fratelli, fare santa penitenza. La penitenza si fa con sapienza, non in maniera così, ecco, in maniera strampalata, in maniera disordinata, perché il Signore ci chiama a fare penitenza sotto la guida dello Spirito Santo, quindi con sapienza, con discrezione, cari fratelli, ma dobbiamo fare appunto penitenza, come diceva la Madonna Fatima: pregate, pregate molto e fate sacrifici. Molte anime si dannano perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Vedete, pregare e fare penitenza, penitenza nel mangiare, penitenza nel guardare, penitenza nel leggere, penitenza nell'ascoltare. Evitate di ascoltare tante cose inutili, evitate di ascoltare pettegolezzi, non perdete tempo in discussioni, in conversazioni inutili. Attenzione bene, non perdete tempo, imparate a mortificare gli occhi, imparate a mortificare il gusto, perché cari fratelli, il Signore, come abbiamo detto, vuole che noi ripariamo i peccati in questo mondo, Quindi chiediamo allo Spirito Santo luce per essere in Cristo coloro che riparano i peccati di questo mondo, cari fratelli. Attenzione nel parlare, attenzione nel parlare, impariamo a mortificarci anche nel parlare e in tante altre cose che lo Spirito Santo vi farà capire se sarete attenti alla sua voce. E quando ripariamo i peccati, cari fratelli, noi consoliamo Gesù. Uno potrebbe chiedersi: ma com'è possibile che Cristo, che regna beato nel cielo, come può essere consolato da questi atti di riparazione che noi facciamo in questo mondo? Dice un Papa, Pio XI, dammi un'anima che ami e comprenderà quello che dico.
rispondiamo con le parole di Sant'Agostino che fanno proprio a nostro proposito. Ogni anima, infatti, veramente infiammata dell'amore di Dio, se con la considerazione si volge al tempo passato, meditando, vede e contempla Gesù sofferente per l'uomo, afflitto in mezzo ai più gravi dolori. Per noi uomini e per la nostra salvezza, dalla tristezza, dalle angosce, dagli obbrobri, quasi oppresso, anzi schiacciato dai nostri peccati, e in atto di risanarci con i suoi lividi. Con tanta maggiore verità le anime pie meditano queste cose, in quanto i peccati e i delitti degli uomini in qualsiasi tempo commessi furono la causa per la quale il Figlio di Dio fosse dato a morte, ed anche al presente cagionerebbero per sé a Cristo la morte, accompagnata dagli stessi dolori e dalle stesse angosce, giacché ogni peccato si considera rinnovare in qualche modo la passione del Signore. Di nuovo in loro stessi crocificano il Figlio di Dio e lo espongono all'udibrio, che se a causa anche dei nostri peccati futuri ma previsti l'anima di Gesù divenne triste sino alla morte, non è da dubitare che qualche conforto non abbia anche fin da allora provato per la previsione della nostra riparazione, quando a lui apparve l'angelo dal cielo per consolare il suo cuore oppresso dalla tristezza e dalle angosce. E così anche ora, in modo mirabile ma vero, noi possiamo e dobbiamo consolare quel cuore sacratissimo che viene continuamente ferito dai peccati degli uomini ingrati, giacché, come si legge anche nella Sacra Liturgia, Cristo stesso si vuole, per bocca del salmista, di essere abbandonato dai suoi amici. Smacco e dolore mi spezzano il cuore. Mi aspettavo compassione, ma non ce ne fu. Qualche consolatore, ma non l'ho trovato. L'Eucarestia, cari fratelli, è come la Pentecoste. È come, vedete, un gorgo di fuoco divino che ci attira a precipitare in tale fuoco per essere trasformati e santificati in Cristo crocifisso e per riparare in Lui e con Lui le tante offese che Dio ha ricevuto e riceve dal mondo e da noi. Grazie, Signore, che vuoi convertirci davvero e infuocarci di fuoco divino. Grazie che vuoi trasformarci in Cristo crocifisso e ci vuoi far riparare in Lui tanti peccati. Grazie che vuoi convertire, infuocare e trasformare in Cristo tutto il mondo. Grazie, Santissima Trinità, che ora ci vuoi far recitare santamente e poi ci vuoi far vivere pienamente questo atto di riparazione in Cristo, con Cristo e per Cristo, che adesso noi faremo. Prendete appunto l'atto di riparazione al Sacratissimo Cuore che vi ho fatto distribuire prima della messa e facciamolo adesso con grande devozione. Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di oblio, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi ai tuoi altari intendiamo riparare con particolari attestazioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini l'amantissimo tuo cuore. Ricordando però che noi pure altre volte ci macchiamo di tanta indegnità e provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a riparare con volontaria espiazione non solo i peccati commessi da noi,
ma anche quelli di coloro che, errando lontano dalla via della salute o ricusano di seguire te come pastore guida, ostinandosi nella loro infedeltà o calpestando le promesse del battesimo, hanno scosso il suavissimo giogo della tua legge. E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno in particolare: l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro te e i tuoi santi, gli insulti lanciati contro il tuo vicario e l'ordine sacerdotale, le negligenze e gli orribili sacrileggi, onde è profanato lo stesso sacramento dell'amore divino, e infine le colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da te fondata. Oh, potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti, intanto come riparazione dell'onore divino conculcato, noi ti presentiamo, accompagnandola con le espiazioni della Vergine tua madre, di tutti i santi e delle anime pie, quella soddisfazione che tu stesso un giorno offristi sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari, promettendo con tutto il cuore di voler riparare per quanto sarà in noi e con l'aiuto della tua grazia i peccati commessi da noi e dagli altri e l'indifferenza verso sì grande amore, con la fermezza della fede, l'innocenza della vita, l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente della carità, e di impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di te e di attrarre quanti più potremo al tuo seguito. Accogli, te ne preghiamo, benignissimo Gesù, per intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione e conservaci fedelissimi nella tua obbedienza e nel tuo servizio fino alla morte, col grande dono della perseveranza, mercé il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria dove tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen.